Bene, buongiorno e benvenuti a questo evento eccezionale di premiazione dello Snack News Contest che è stato promosso da Corriere della Sera e Università Bocconi e che permette ai ragazzi di riprodurre delle videopillole informative e appunto candidarsi a questo contest 2021. Io sono Diana Cavalcoli, giornalista del Corriere della Sera e con me ci sono Paolo De Cristina e Chiara Severgnini che sono appunto i conduttori insieme a me del format di Snack News. Oggi però i protagonisti non siamo noi, ma sono appunto i ragazzi che si sono messi alla prova effettivamente con questo concorso in cui dovevano presentare dei video su delle notizie di carattere locale e si segnala per questa edizione, che è la quarta del concorso, un numero eccezionale di partecipanti. Infatti abbiamo ricevuto quasi 300 video e sono stati coinvolti più di 2000 ragazzi tra circa 90 scuole da nord a sud d'Italia, per cui una risposta molto molto forte in questa anno che è sicuramente complesso per quanto riguarda le scuole, anche i ragazzi per via della didattica a distanza e delle restrizioni legate alla pandemia. Quest'anno l'edizione del concorso si basa sul mettere in risalto quelle che sono le notizie di cronaca locale, per cui è proprio da queste che siamo partiti anche nel giudizio dei video che vedrete poi in questa diretta, non è così, Dec? Sì, esatto. La novità di quest'anno è esattamente l'introduzione e la collaborazione con le edizioni locali del Corriere. Infatti vedremo, abbiamo un podio per ciascuna delle 9 edizioni locali del Corriere ed è molto interessante come i ragazzi hanno utilizzato delle tematiche molto vicine al loro territorio. Questo è davvero molto interessante per dei giovani, ognuno poi le ha declinate con le sensibilità e le capacità che ha, però insomma il territorio è molto importante e in questo senso parlare di informazione locale in questo momento è sicuramente una sfida che il Corriere ha già preso da diversi anni con appunto le edizioni locali, ma Snack News è la prima volta in cui abbiamo coinvolto i nostri dorsi locali. È una sfida perché noi ricordiamo che arriviamo da un periodo in cui c'è sicuramente una fortissima accelerazione verso il mondo del digitale, della digitalizzazione, un percorso che era già avviato. C'erano dei paesi in cui erano più avanti, altri che erano più indietro, ma insomma gli analisti erano tutti concordi sul fatto che era un percorso che non poteva più essere fermato, arrestato. Questo anno e mezzo di pandemia sicuramente ha accelerato fortissimamente il percorso, ha spazzato via alcuni passaggi che forse avrebbero preso più tempo e quindi adesso ci troviamo in un mondo completamente diverso. C'è un mondo prima e dopo coronavirus per tutto, anche per l'informazione. E quindi anche noi di Corriere e di Snack News abbiamo dovuto tener conto di questo. In questo contesto ci sarebbe il rischio di dire, ma allora parlare di informazione locale, di notizie di prossimità può essere un modo di fare giornalismo un po' passato? In realtà non è affatto così. Vi racconto una cosa, noi da quando è iniziata la pandemia, io lavoro a Corriere.it, facciamo ogni giorno un articolo in cui dalla mattina alla sera, ogni ora, raccontiamo quello che è successo con informazioni, notizie su regole, nuove disposizioni, negli ultimi mesi ovviamente anche del vaccino. In Europa e in tutta Italia e nel mondo. Nel primo anno di pandemia noi invece abbiamo fatto la stessa cosa anche in tutte le città, coinvolgendo tutti appunto i dorsi locali, grazie anche appunto alle loro redazioni online. Sono usciti tantissimi articoli che erano veramente tra i più letti, sempre tra i più letti, quindi sono stati un punto di riferimento sia da un punto di vista dell'informazione, ma anche sicuramente hanno rassicurato le persone che in quel periodo, ci ricordiamo, il primo lockdown era veramente difficile, c'era veramente tanta paura. Quindi in questo senso la sfida dell'informazione locale sicuramente è una sfida vinta. Noi siamo convinti che un'informazione puntuale, autorevole e credibile, come vuole essere sempre Corriere, anche a livello locale può creare quella sorta di comunità che ci aiuta poi anche a affrontare i non luoghi social, come si dice adesso, con più sicurezza e con più conferme. Dice bene Paolo, la pandemia ci ha ricordato l'importanza della capillarità, della copertura delle notizie. Ma un'altra cosa che il Covid ci ha costretto a vedere con ancora maggiore chiarezza rispetto al passato è sicuramente l'importanza del video. Un'importanza con cui noi ci confrontiamo nella redazione di Snack News in realtà da 4 anni a questa parte, perché abbiamo da subito scelto il video come mezzo di riferimento e la sfida che ogni settimana ci troviamo ad affrontare
è quella di trovare la chiave giusta per raccontare l'attualità con delle pillole video settimanali che riescano ad essere allo stesso tempo complete, informative e puntuali, ma anche agili, perché ci siamo messi nei panni del nostro pubblico e abbiamo cercato di rispondere alle esigenze informative effettive che potrebbe avere, quindi per esempio quello di potersi informare in velocità, per esempio mentre si aspetta il tram. È un aspetto che mi piace sempre ricordare quando abbiamo occasione di riflettere sulle stagioni trascorse di Snack News, come oggi ovviamente, è il lavoro di squadra, perché quando c'è una produzione video si vede il volto del conduttore, in questo caso i nostri volti, ma in realtà dietro c'è un iceberg molto più grande che di fatto sorregge l'intera struttura. Ogni settimana per realizzare le pillole video partiamo da un confronto redazionale sui temi del giorno, la cosiddetta agenda, per selezionare le notizie che riteniamo possa essere più interessante, più utile, approfondire e spiegare. Lo step successivo è proprio quello dell'approfondimento, che in sinergia con i docenti di Bocconi riusciamo sempre a portare a dei livelli interessanti, anche trovando magari degli spunti nuovi attraverso i dati delle ricerche magari ancora inedite che i professori hanno sotto mano e su cui magari stanno lavorando in prima persona. E poi c'è lo step della scrittura. La scrittura è fondamentale quando si ha a che fare con il video, perché il video ha le sue regole, ha una sua grammatica, ha le sue esigenze, ed è un grosso sforzo quello che facciamo ogni settimana di utilizzare un linguaggio che sia chiaro ma anche veloce, come dicevo prima, e perché no, se il tema lo consente, leggero, perché non dobbiamo avere paura della leggerezza. Alla fine c'è la produzione video è quella in cui la collaborazione tra professionalità diverse si fa più vistosa, più necessaria anche, serve la regia, serve il montaggio, servono gli effetti visivi che fanno parte dello stile di Snack News da sempre. E questa sfida, diciamo, di coinvolgere professionalità diverse, sensibilità diverse, è la stessa con cui si sono confrontati i ragazzi e le ragazze che hanno deciso di partecipare al nostro contest. Una sfida non semplice, questo va detto, anche in virtù della pandemia, ma non solo, perché si sono trovati i ragazzi e le ragazze di fronte alla necessità di mettersi in gioco a livello di scrittura, a livello di registrazione video, a livello di montaggio, e non era per niente facile. Diana l'ha già detto, hanno partecipato tantissimi ragazzi, tantissime ragazze, di circa 290 video abbiamo dovuto selezionare 23 vincitori, e se i miei colleghi sono d'accordo inizierei a snocciolare i podi dei dorsi locali. Assolutamente, snoccioliamo. Allora, partiamo dalla categoria del Corriere del Mezzogiorno, che è sicuramente uno dei dorsi, un dorso importantissimo di tutto il sistema Corriere, perché tocca diverse città molto importanti, dalla Sicilia alla Puglia alla Campania. Il terzo classificato nella categoria del Corriere Mezzogiorno è il Liceo Classico Palmieri di Lecce, con la Snack News che si intitola 167B Project, la street art come mezzo di rivalutazione del territorio. Davvero una scelta interessante, i ragazzi ci hanno raccontato come attraverso appunto l'arte, gli artisti di strada sono riusciti a recuperare un quartiere, il 167B di Lecce, che era degradato, e quindi arte al servizio del recupero del territorio. Mentre invece il secondo premio va al Liceo Statale Pitagora e Croce di Torre Annunziata in provincia di Napoli, con il titolo Il fiume più inquinato d'Europa. Qui si parla di ambiente e i ragazzi ci raccontano la storia del fiume Sarno, un fiume molto importante per il territorio sia da un punto di vista storico, culturale, anche mitologico, ci raccontano i ragazzi, un fiume che col passare degli anni adesso è diventata quasi una vergogna per il territorio, perché appunto viene considerato il fiume più inquinato d'Europa. Quindi una Snack News di denuncia dei ragazzi, davvero interessante. Ma il primo premio viene assegnato ai licei Einstein e Da Vinci, un classico, uno scientifico di Molfetta, in provincia di Bari, e si intitola Di quei giorni. Questa è una Snack News davvero davvero particolare, perché i ragazzi ci raccontano come le manifestazioni religiose e le processioni in un anno così difficile come quello della pandemia hanno potuto coalizzare e rendere più forte la comunità attraverso una mostra fotografica, appunto, che ci raccontava le più belle degli ultimi anni. Davvero una scelta innovativa e molto interessante, che è stata premiata con il primo posto. Benissimo, passiamo adesso alla categoria Corriere di Roma, che comunque è un dorso importante anche per il Corriere della Sera, perché pensate che l'informazione politica passa effettivamente anche dal lavoro della redazione di Roma, appunto. Per quanto riguarda le Snack News presentate, il terzo premio è stato vinto da MT Varrone, liceo linguistico di Cassino in provincia di Frosinone, con il titolo Dante e San Benedetto tra cultura e religione. Si tratta di una Snack News
news appunto incentrata su quello che è appunto la storia di Dante nel 700° anniversario della sua morte, quindi i ragazzi hanno deciso di concentrarsi sul poeta forse per eccellenza della letteratura italiana e raccontano appunto, citando anche direttamente l'opera di Dante, quello che è stato il percorso del poeta. Il secondo premio invece per quanto riguarda la categoria Corriere di Roma va al liceo scientifico Keplero, che con una snack news dal titolo Roma RIP Arte, che con un gioco di parole si pone diciamo nel racconto delle difficoltà del mondo della cultura e del turismo per una città importante come Roma proprio a causa della pandemia, quindi cioè, i ragazzi fanno una comparazione tra il prima e il dopo lockdown. Per il primo premio invece abbiamo il liceo ginnasio Mariano Buratti di Viterbo, che ha intitolato la Snack News in latino, e qua si vede appunto la natura anche del liceo appunto classico, ovvero Disputatio de Scoriarum Collocazione, chiedo bene al mio professore di latino se la pronuncia non era perfetta, e ad ogni modo hanno trattato un tema legato all'ambiente, quindi al deposito di scorie nucleari nel territorio della Tuscia, e quindi hanno fatto un confronto tra vantaggi e svantaggi dei depositi, andando ad esempio ad intervistare anche il sindaco, che è sicuramente un aspetto interessante nel racconto di una notizia locale. Dal Corriere di Roma passiamo ora a Corriere Torino, l'ultimo nato tra i dorsi del Corriere della Sera, che ha coperto l'area non solo piemontese ma anche ligure. Andiamo adesso a vedere il podio. Per il Corriere Torino la Snack News, che ha conquistato il terzo posto, si intitola Genova ieri e oggi, capitale della canzone d'autore, realizzata da tre studentesse del Liceo Classico Doria di Genova, un vero e proprio viaggio nella storia della musica genovese da Gino Paoli a Tedua. Il secondo posto invece va a un gruppo di studenti e studentesse del Liceo Monti di Chieri. Si sono cimentati con un tema non semplice, una nuova infrastruttura che riguarda molto da vicino il territorio di questi ragazzi, la tangenziale est di Torino. La Snack News si intitola Tangest, come decideranno di agire. Primo posto, infine, di conseguenza primo premio, per lo Spezia in Serie A, a cura dei ragazzi della quarta C del liceo scientifico Pacinotti di La Spezia. Decisamente sentita, direi, da tifoseria, è una snack che ricostruisce la storia del club nei suoi passaggi più decisivi ed è costruita con grande originalità. A me è piaciuta molto l'idea di far scendere in campo direttamente i conduttori che si alternano tra loro passandosi la palla. E a questo proposito passo la palla a Paolo per il prossimo podio. Grazie Chiara. Allora, da Torino riscendiamo ancora un po', attraversiamo tramite appunto tutto il sistema Corriere l'Italia, arriviamo a Bologna, un altro dorso molto importante perché tutto il bacino dell'Emilia Romagna è un bacino da un punto di vista storico e economico centrale per il paese. Molto spesso le notizie locali di questi territori sono di fatto poi notizie nazionali. E il terzo premio per la categoria va all'Istituto Tecnico Economico Eunao di Molari di Sarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Il titolo è Mutonia, l'arte dei rifiuti. Molto interessante, raccontano un'esperienza di dall'estero, degli artisti si sono spostati appunto in Romagna e hanno deciso di riutilizzare materiali di scarto di automobili, industrie, quindi vetro, ferro e quant'altro, per costruire delle opere d'arte, quindi creatività al servizio anche del recupero e della sostenibilità ambientale. Sempre di ambiente, perché l'ambiente è davvero uno dei temi più trattati tra tutte le Snack News, in particolare quelle che hanno vinto. Il secondo premio va al liceo scientifico Roiti di Ferrara, dal titolo La Snack News Green Fuel. Qui si parla addirittura del servizio del trasporto pubblico talmente innovativo che va oltre quello che già si sta sperimentando ora, ossia l'elettrico. Non basta l'elettrico, ma si può trovare qualcosa di ancora più economico e performante, ossia il motore a idrogeno. Si parla di una nuova sperimentazione, di progetti pilota, e intervengono anche degli esperti che ci raccontano quale può essere il futuro di questa tecnologia. Il primo premio va al liceo classico e linguistico Muratori San Carlo di Modena, e sempre di ambiente si parla perché il titolo è Monopattini a Modena, soluzione ecologica. Viene appunto affrontato il classico tema dei monopattini, di cui molto spesso parliamo sia sul Corriere, ma anche Snack News ne ha parlato molto spesso, è molto dibattuto, si parla di codici della strada, di sicurezza, sicuramente però anche di ambiente e di ecologismo, e quindi ci racconta come Modena intende affrontare questo nuovo modo di spostarsi.
A questo punto noi mettiamo un attimo in stand-by, in pausa, l'assegnazione dei premi dei dorsi locali e passiamo a presentare il premio della giuria, che ogni anno viene attribuito a una snack news che si distingue per originalità nella scrittura oppure nella realizzazione tecnica. Con grande piacere che annuncio che i vincitori del premio della giuria per il 2021 sono i ragazzi della quinta A dell'ITIS Carlo Zuccante di Mestre. Per la precisione si tratta di Alessio Verni, Enrico Pizzato e Nicola Grecu, che hanno realizzato una pillola video molto ambiziosa, diversa, se posso aggiungere, rispetto alle altre, che si distingue. Si intitola Venice Through the Pandemic e adesso la vediamo insieme, poi ci colleghiamo con i ragazzi per una chiacchierata. La città è una stupenda emozione dell'uomo. La città è un'invenzione, anzi è l'invenzione dell'uomo. Ma è l'ammirazione delle persone che rende una città magnifica, che ne esalta la quintessenza artistica, un concetto e un pensiero che negli ultimi tempi sta sbiadendo. Nel 2020 Venezia segna 5 milioni in meno di arrivi e 18,5 milioni in meno di presenze, per un totale del 73% di calo nell'afflusso turistico e antropico. È stata veramente una sensazione di grandissima paura, di inquietudine, ma anche la sensazione che veramente i veneziani sono diventati pochissimi, perché non incontravi veramente nessuno. Quindi noi veneziani da un lato vedevamo questa Venezia così sola, abbandonata, però in qualche modo dicevamo, mamma mia, c'era bisogno di un momento di sollievo. Io credo che proprio, penso di interpretare il pensiero di molti veneziani come me, c'è bisogno di grandissima pianificazione per un rientro ovviamente del turismo a misura d'uomo per questa città. Ci sentiamo proprio completamente impotenti. Dopo l'iniziale preoccupazione mostruosa della mancanza di lavoro, non abbiamo nessuna possibilità di fare qualcosa. Nel senso che noi viviamo in un perenne stato di desiderio di riaprire, ma questo dolore che io sento per un'attività gestita da una famiglia dove trova me in prima linea, avere tutti i miei ragazzi, sono a casa in attesa di avere una prospettiva, un progetto di ripartenza. Questa è la cosa forse più difficile. La città ha sempre avuto una connotazione fragile e nostalgica, che però adesso muta in tristezza e angoscia e diventa un peccato il fatto che nessuno la veda, come se la sua bellezza venisse svalutata. E manca la vita, manca il piacere del caffè la mattina con un caos indescrivibile di voci, di traffico, gli impegni, gli incontri e le feste. E la cosa spaventosa forse è che ci stiamo abituando. Si vede subito dal famoso cambio dei colori, non appena si è zona gialla si vede comunque una grande affluenza. Cioè la gente anche per un fattore psicologico, però anche per uscire, prendere un caffè, sedersi, uno spritz, diciamo gli dà quel sensore, quel fattore di libertà. Quello che facciamo noi comunque è quello di interagire con altre persone, diciamo a trasmettere delle emozioni con quello che facciamo. In questa maniera, non avendo tutta clientela, ovviamente la facciamo parzialmente con diciamo, le limitazioni che abbiamo, è un altro lavoro. Quale deve essere la motivazione che ci spinge a conservare la nostra bramosia di viaggio, se non quella dell'amore per la cultura e per la scoperta? Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Rieccoci, allora abbiamo collegati con noi Alessio ed Enrico. Benvenuti ragazzi, complimenti. Grazie. Allora, una curiosità iniziale, abbiamo parlato all'inizio del lavoro di squadra che c'è dietro ogni produzione video e in particolare di Snack News e eravamo curiosi di sapere come vi siete divisi i compiti voi, se avete seguito le vostre inclinazioni, le vostre passioni, i vostri hobby o vi siete dovuti mettere al tavolo e spartirvi i compiti? Allora, io e Enrico siamo da sempre appassionati a fotografia e videomaking. Invece il terzo, che sfortunatamente oggi non potrà essere con noi, Nicola, è molto, molto abile nella produzione di testi, infatti la voce era la sua, è un abile, parla molto bene, ha un tono molto poetico anche e quindi solo la sua voce ci ha ispirato anche quando l'abbiamo scelto un po' per lavorare con noi. Esatto.
Certo, e avete di fatto trovato l'autore in mezzo a voi e lo avete potuto coinvolgere nella realizzazione della snack. Ok, chiarissimo, chiarissimo. Beh, si vede in effetti la scelta, Alessio, Enrico, si vede benissimo la scelta di fare quasi un prodotto cinematografico. Si vede che voi avete appunto una base di conoscenze di videomaking. A noi è interessato molto anche la scelta dei sottotitoli in inglese, una cosa che... o comunque dei sottotitoli in generale. Parlavamo prima di video, ormai si trovano sempre, perché si immagina che qualcuno magari vede i video senza il volume in metropolitana, in giro. Quindi questa è sicuramente una scelta molto contemporanea e penso di dire che forse è la prima volta che la incontriamo in una Snack News che ci arriva dai ragazzi. Beh, ringraziamo di questa osservazione. È stata una scelta, non dico quasi casuale, ma c'è stata proposta anche dall'insegnante d'inglese e l'abbiamo fatto. Abbiamo deciso appunto di porre questi sottotitoli in inglese per permettere anche che questo video potesse essere visto al di fuori dell'Italia e compreso. Certo. E quindi era questo il nostro scopo, insomma. Esatto, per diffondere il messaggio di quello che volevamo parlare, appunto, del video. Certo. Benissimo, quindi il più divulgativi possibile, che mi sembra un ottimo obiettivo per chi fa video. Ecco, io volevo chiedervi, avete cercato di raccontare un po' lo spirito della città durante appunto il lockdown. Volevo capire se adesso con le riaperture avete anche la percezione voi come studenti che qualcosa sta cambiando nella vostra città. Sicuramente qualcosa sta cambiando e speriamo in meglio anche in queste ultime settimane. Speriamo di non subire altre chiusure e insomma che continui al meglio. E che iniziano anche a tornare i turisti, forse. Che tornino anche i turisti, dicevo. È importante per Venezia. Certamente, anche per il campo turistico. Infatti uno dei nostri obiettivi era quello di raccontare con le interviste non solo quello che è l'aspetto economico che magari possono interessare può interessare Venezia con i turisti, ma quello che anche persone come Gloria Beggiato, che abbiamo intervistato, che lo fa proprio con cuore, quello di gestire l'Hotel Metropol di Venezia, che anche per lei si capiva dagli occhi lucidi che aveva, che era proprio una mancanza della città. Benissimo, quindi vi ringraziamo di nuovo per aver insomma portato anche questa testimonianza, che è importante. Poi Venezia appunto è anche un po' un emblema dell'Italia, del turismo, quindi è stato sicuramente interessante anche questo. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Grazie mille. Grazie ragazzi, ancora ciao, in ragazzi. Bocca al lupo per tutto. Ciao, in bocca al lupo e complimenti. Grazie. Grazie, grazie. Continuiamo con un'altra città simbolo dell'Italia, che è appunto Firenze, con la categoria del Corriere Fiorentino, e in questo caso a vincere il premio appunto il Liceo Scientifico Castelnuovo di Firenze, che ha intitolato la sua Snack News Arte non metterla da parte, che si concentra un po', come hanno fatto anche i ragazzi che appunto abbiamo appena sentito, sul tema del turismo, quindi sul danno per una città così concentrata sul turismo come Firenze per via delle chiusure dei musei. Però i ragazzi hanno anche cercato di raccontare un po' la resilienza della città, quindi gli Uffizi, le varie strategie che hanno messo in campo per aprire a livello digitale almeno i musei, e quindi cercando di parlare appunto non solo della perdita economica, e questo forse è uno degli aspetti che abbiamo ritrovato anche nelle varie Snack News. Quindi non c'è soltanto l'aspetto economico, ma è proprio il discorso culturale, il danno anche in termini di cultura per i ragazzi, che hanno evidenziato in più Snack News questa mancanza che sicuramente li tocca da vicino. Allora, da Firenze passiamo al Veneto, un altro territorio davvero molto importante in questo anno e mezzo di pandemia. Il Veneto è stato davvero al centro delle notizie, e quindi andiamo a presentare il terzo premio, che va al liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa, e che ci parla della Chernobyl di Tezze. Ci racconta la vicenda di un'azienda che ha riversato del materiale molto inquinante, cancerogeno, come il cromo, nella falda acquifera, e ci racconta come in questi anni si sta cercando di intervenire per sanare questa situazione che va avanti veramente da tanto tempo.
Al secondo premio invece abbiamo l'Istituto Farina, Liceo Scientifico di Vicenza, con il titolo Da distruzione a creazione. I ragazzi ci parlano di come le aziende lavoravano con il legno si sono dovute reinventare dopo una calamità naturale che ha distrutto gran parte delle zone boschive, delle zone alpine del Veneto, e tra le varie aziende ce n'è una molto interessante che fa con quel legno degli amplificatori musicali, e per ogni amplificatore musicale che vende pianta un albero. E il primo premio, ancora invece il clima a farà da padrone, va al liceo scientifico Galilei di Dolo in provincia di Venezia, che però ci parla di Padova e ci racconta tutte le strategie di Padova per la sostenibilità ambientale e il futuro verde della città. Infatti si chiama Padova Green. Siamo agli sgoccioli, è venuto il momento del Corriere di Brescia, è uno degli ultimi dorsi, degli ultimi premi che ci rimangono da assegnare. Per quanto riguarda il Corriere di Brescia, il primo premio va alla Snack News realizzata dai ragazzi dell'Istituto Antonietti di Iseo. Si intitola Floating Piers, cosa ne rimane? E come il titolo stesso suggerisce, la domanda che si pongono è quali sia stato l'effetto nel medio e nel lungo termine dell'installazione Floating Piers, che forse ricorderete perché è stata giustamente molto raccontata dalla stampa, Corriere incluso, nel momento in cui è andata in scena, se così si può dire. Benissimo, da Brescia passiamo a Bergamo con appunto una Snack News che ha vinto il primo premio del liceo classico Veil di Treviglio, che si intitola Parchi per tutti a Treviglio. E in questo caso, oltre appunto a parlare dell'importanza dei parchi all'interno di un contesto cittadino, i ragazzi si sono concentrati su quello che è il tema dell'inclusione, quindi questa in effetti è una delle poche Snack News che tratta il tema della disabilità e dell'importanza anche di una serie di progetti che lavorino in questa direzione, quindi per consentire anche alle persone con disabilità di poter avere accesso a un bene pubblico come può essere quello di un parco. Ultimo, ma non meno importante, i premi di Corriere Milano, una città che al Corriere, un quotidiano milanese, ovviamente sta particolarmente a cuore, e siamo molto contenti di aver visto quanta partecipazione c'è stata da parte degli studenti e le studentesse delle scuole dell'area milanese. Sono ben 134 i gruppi che hanno deciso di partecipare al nostro contest da varie città, non solo dalla città di Milano ovviamente. E i temi trattati sono tantissimi, c'è stata molta creatività, anche un grande sforzo di inventiva da parte dei ragazzi, si va dal turismo alla moda, che ovviamente direi che su Milano non può mancare, ma anche la sostenibilità, che come ricordava prima Diana è un tema molto sentito dalla generazione Z, e quindi non ci ha stupito insomma vedere così tante Snack News sull'argomento, anzi. A questo punto andrei però ad annunciare i tre vincitori, quindi vediamo il podio. Il terzo premio è andato al gruppo del liceo Manzoni di Lecco, per la loro Snack News che è dedicata al turismo, con uno sguardo molto local però, perché i ragazzi sono andati ad analizzare l'impatto della pandemia sul settore turistico nel loro territorio, quindi sul lago di Como. Il taglio che hanno scelto è proprio da notiziario televisivo, quindi molto interessante. La Snack vincitrice si intitola Lario, il Covid contagia il settore turistico. Secondo posto, secondo premio, una Snack News molto sentita anche qui da veri tifosi, realizzata dai ragazzi del liceo classico Carducci di Milano, si intitola La nuova era di San Siro e ci accompagna alla scoperta dei cambiamenti in arrivo per lo stadio della città, ma non solo, in generale per tutto il quartiere di San Siro. E restiamo in ambito sportivo anche per il primo premio. Ad aggiudicarselo sono stati gli studenti e le studentesse del Beccaria di Milano, artefici della Snack Olimpiadi a Milano, una sfida per il 2026. In tre minuti raccontano tutte le opportunità ma anche le criticità potenziali dei giochi olimpici invernali che ovviamente aspettiamo per il 2026. Questo era il nostro ultimo podio legato ai dorsi locali. È tempo di annunciare i vincitori del premio per la migliore Snack News del 2021.
Infatti arriviamo al gran finale, diciamo, di questa diretta e siamo felici di annunciare che la migliore Snack News del 2021 è quella realizzata dal Liceo Scientifico Tito Livio di Martina Franca e in particolare da un gruppo femminile composto da Chiara Torrelli, Camilla Ludovico, Claudia Fedele, e vi facciamo vedere subito la loro Snack News così vi fate un'idea di che cosa hanno deciso di raccontarci. Il titolo è Startup a catinelle, lockdown e startup. In Puglia gli start-upper non si lasciano intimorire dalla pandemia, che diventa invece occasione per il potenziamento di questo nuovo settore economico. Ma che cos'è una start-up? Le start-up sono piccole aziende che promuovono idee innovative nel campo delle nuove tecnologie. Sapevate che Frida, la famosissima page Instagram e Facebook e Uber sono delle start-up? Il lockdown non ha fermato la crescita di questo nuovo settore economico. Infatti nel 2020 sono state ben 182 le aziende emergenti, un numero in grande crescita da 5 anni a questa parte. Le startup si occupano per il 50% di digital community, per il 28% di healthcare, 22% di manifatture eco-friendly, tutti settori all'avanguardia che pongono una particolare attenzione al nostro territorio. Ad oggi solo nella provincia di Bari si contano 258 startup e con orgoglio possiamo citare alcune delle startup pugliesi emblema dell'innovazione: Eggplant, che trasforma i rifiuti urbani in bioplastica per diversi settori, Apulia Cundi, che sta producendo il cibo del futuro, e Elysian, una startup agritech che realizza soluzioni per agricoltura. La regione non smette di credere nei giovani, offrendo finanziamenti, corsi di formazione e sistemi collaborativi tra giovani start-upper. Ad esempio, già dal 2009 i membri di Puglia Startup offrono la loro esperienza nel settore, un servizio di marketing gestito da professionisti e molto altro. Si riferiscono un booster di imprese e li abbiamo contattati per un riscontro sul tema startup. Buon pomeriggio a tutti, io sono Maurizio Maraglino e sono il presidente di Puglia Startup. Durante il lockdown, quali sono stati, diciamo, gli aspetti, se positivi o negativi, per una startup? Beh, dobbiamo vedere la pandemia come un momento storico per la crescita, per modificare quella che comunemente Schumpeter chiama distruzione creativa, cioè una selezione naturale. Quando si ferma un momento storico la società, e quindi nel caso della pandemia, è giusto rigenerare nuove imprese con una nuova, come dire, con nuovi flussi, con nuove creazioni. È pronta la società alle start-up? Beh, come vi dicevo, in realtà è pronta, nel senso che culturalmente siamo pronti. Opportuno, ecco, sempre formarsi, crescere e soprattutto contaminare sui territori quella che è la cultura imprenditoriale. Qual è il consiglio da dare ai giovani? Beh, siate affamati, siate fuori, quindi abbiate sete di conoscenza, perché è solo la conoscenza che genera valore. Quindi il consiglio che do ai giovani è quello di non fermarsi, never give up. E soprattutto un elemento imprescindibile, ritengo, soprattutto nel nostro territorio, è quello di fare condivisione, quindi di condividere idee, di fare networking, di generare insieme, perché insieme si può, solo insieme si può generare valore. Evviva le startup! Bene, dovremmo avere con noi collegate Chiara, Camilla e Claudia, le nostre vincitrici. Intanto benvenute ragazze e complimenti. Ecco, avete, insomma, scelto un tema che è sicuramente legato al futuro, all'innovazione, allo sviluppo del paese. Io vi chiedo come avete scelto il tema e come avete deciso di impostare la Snack News. Allora, diciamo che inizialmente avevamo tante idee, ma abbiamo deciso appunto di concentrarci su qualcosa che fosse interessante, indirizzato a noi giovani e soprattutto che potesse offrire, soprattutto ai nostri coetanei, una prospettiva migliore sul futuro, visto anche il periodo che abbiamo attraversato e che ancora stiamo attraversando. Benissimo, avete anche citato Steve Jobs, ho visto, nella parte finale della... Sì. Come mai questa scelta? Beh, sicuramente quello che tutti noi giovani ci aspettiamo, che vogliamo fare, quello che ci proponiamo, rimanere affamati di conoscenza e comunque senza perdere quel pizzico di follia che serve sempre.
Assolutamente sì, serve sempre. Siamo rimasti molto colpiti dalla scelta tecnica, cioè avete deciso di strutturare tutta la Snack News con la registrazione schermo essenzialmente, quasi come a rimuovere la figura umana in qualche modo, però poi avete trovato il modo per inserirla, per esempio con i video, una scelta tattica molto interessante. Come è nata questa idea? Vi siete ispirati a qualcosa? Era un tentativo di aggirare dei problemi tecnici? Non proprio, è stata diciamo la primissima idea che ci è venuta in mente, quella di scegliere questo formato, perché comunque abbiamo visto che era più utilizzato questo formato di la persona che parla e a fianco immagini che scorrono. Invece noi volevamo dare molta importanza alle immagini che stavamo mostrando, quindi ai dati, ai grafici, e poi comunque volevamo dare uno spazio anche a Maurizio Maraglino, che ha collaborato con noi per questa intervista, e quindi ci sembrava giusto dare spazio a lui. Siete riuscite, diciamo, a integrare la multimedialità in modo molto originale, quindi complimenti anche da parte mia. Grazie. Grazie. Ecco, no, a proposito di questo, visto che siete così contemporanei, così web, da fare una Snack News così particolare, volevo chiedere, visto che appunto dobbiamo essere tutti assetati e affamati di conoscenza, voi sognate anche voi una vostra startup, visto che si parla di startup a catinelle? Avete già qualche idea? Sognate già qualcosa? Di certo è un'idea che potrebbe interessarci anche nel prossimo futuro, perché come abbiamo già detto nell'intervista, potrebbe unire molte passioni e la nostra creatività, sviluppare la nostra creatività in futuro, anche perché comunque diciamo che il lavoro del futuro è proprio questo, ovvero un lavoro che bisogna crearsi e deve essere originale e diciamo lascia il nostro marchio, il nostro simbolo, e la startup è proprio questo. Sì, sono molto d'accordo, infatti questa è l'iniziativa che dovrebbero avere davvero tanti, e sono molto contento che ci portate la vostra testimonianza. Ma un'ultima domanda, questa eventuale startup che avete in testa, la vedete pugliese o la vedete più internazionale? Per quanto ovviamente anche la Puglia può avere dei risvolti internazionali importantissimi, ovviamente. Beh, sicuramente mai partirebbe dal territorio, non lasceremo mai le nostre radici, però sicuramente vorremmo portare un po' della nostra pugliesità anche in giro. Meraviglioso. Va bene ragazzi, allora vi salutiamo e ancora complimenti perché siete di fatto i vincitori assoluti dell'edizione 2021 e sono, grazie ancora della vostra testimonianza. Grazie, complimenti grazie ragazzi, un grosso in bocca al lupo per il vostro futuro, visto che siete già così lanciate, avete già le idee così chiare, mi sembra, su quali sono le vostre priorità. Mi aggiungo ai complimenti e anche complimenti per il lavoro di squadra, insomma, che avete dimostrato di saper fare. Bravissime. Grazie, grazie mille. Bene, adesso salutate le ragazze. Abbiamo, no, ragazzi, concluso la premiazione. Tutti sanno chi ha vinto. E adesso possiamo raccontarcelo un po' tra di noi, nel senso che sono collegati con noi due ospiti che io mi piace considerarli un po' come i padri fondatori di Snack News, i garanti, si direbbe adesso in ambiente politico, di Snack News, perché sono con noi il rettore della Bocconi, Gianmario Verona. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E poi da parte Corriere abbiamo il vice direttore Daniele Manca. Buon pomeriggio a tutti voi. Come si sta in quello studio, Benissimo. Benissimo, meraviglioso. Bene, siamo una potenza. Enorme. Ma avete visto quanta gente c'è dietro? Poi, perché uno pensa sempre alla televisione come una telecamera. A proposito di lavoro di squadra, esattamente, c'è un sacco di gente. Va bene. Dunque, ci facciamo una piccola chiacchierata parlando ancora una volta di Snack News. Io volevo chiedere al rettore, che so essere un grande fan appunto di Snack News, abbiamo visto qua questi numeri, oltre 300, circa 300 video arrivati, e la città di Milano che ha risposto in maniera eccezionale. Vi aspettavate questi numeri? E sono anche poi ovviamente anche uno stimolo per continuare, come dire, sappiamo che siamo sulla strada giusta, no? Mi sembra di capire.
Mi viene da dire mission accomplished. Mi ricordo quando qualche anno fa con Daniele Manca, con tutto il team del Corriere, abbiamo incominciato a immaginare questa iniziativa per invogliare i ragazzi a leggere, ad allontanarsi dalle fake news, avvicinarsi anche a un approfondimento culturale che è fondamentale ovviamente per il loro futuro. Io credo veramente, quando si vedono questi numeri e soprattutto quando si sentono questi video e si vedono questi video, perché appunto sia i primi che avete raccontato in questa mezz'ora, sia i contenuti di cui si sono occupati, anche la qualità, mi sembra di capire, media che hanno raggiunto, mi sembra di poter dire veramente mission accomplished, quindi obiettivo raggiunto, e è veramente un piacere. Loro sono i nativi digitali, no? Li chiamiamo sempre la generazione Z, legata alla sostenibilità, legata a questi temi che sono anche al centro del Next Generation EU Fund. Mi sembra che siamo perfettamente allineati anche dal punto di vista dei contenuti, quindi io sono davvero molto contento. Per lei deve essere una grande soddisfazione, perché mi ricordo che quando mi raccontò come è nata l'idea di Snack News dalle sue figlie, mi sembra che aveva detto: ma come, questi ragazzi guardano dei video, dobbiamo fare dei video anche noi. Insomma, davvero missione compiuta, no? Sì, io devo dire che due figli, e devo dire figlio, sì. Sì, poco male, tanto appunto il mondo è giustamente delle donne, quindi no, comunque sono figli maschi nel loro caso. Ma la cosa divertente è che effettivamente appunto a scuola vedevano tutti questi video, e parlando appunto con Daniele e con tutti gli amici del Corriere abbiamo detto: ma perché, anche erano ovviamente video internazionali, perché non ci immaginiamo qualcosa di simile? Perché poi appunto le nuove generazioni sono molto legate ai video, giustamente voi prima dicevate in studio quel video che aveva i sottotitoli, perché ormai appunto guardiamo le cose anche facendo multitasking, quindi è giusto che anche loro si abituino a produrre video oltre che a vederli. Certo. Io ho una domanda per entrambi, se posso approfittare, visto che li abbiamo collegati tutti e due. Abbiamo parlato tanto di futuro oggi, tramite le snack, tramite le riflessioni che stiamo facendo adesso in studio. E l'ultimo anno ci ha insegnato che ci vuole flessibilità, è un po' la parola d'ordine, perché sia l'istruzione che l'informazione, per riuscire a mantenere il livello qualitativo che ovviamente ci proponiamo sempre di garantire, senza lasciarsi frenare in alcun modo dalla pandemia, hanno dovuto trovare delle strategie per reagire, no? E questo vale tra l'altro anche per Snack News, perché ne abbiamo registrate molte in DAD, se così possiamo dire. Non vi chiedo profezie, però se dovreste dire qual è la lezione che ci potremo portare dietro anche a emergenza finita, di questa scuola di flessibilità forzata nei rispettivi campi, quindi l'informazione da un lato e la formazione universitaria dall'altro, quale sarà la lezione di questa emergenza? Chi è che parte? Daniele. No, io parto però non parlando dell'informazione. Io stamattina ero in borsa con i 1000 centers, 1000 imprese che non si sono mai arrese e che, pensate, anche nel 2020 hanno continuato nella loro progressione di crescita. Allora non parlo dell'innovazione, dell'informazione, ma poi vedrete che ci arrivo. C'è un signore che si chiama Antino Caputo, fa le migliori farine al mondo di altissima qualità. Lui lavorava soltanto con ristoranti e pizzerie. Nel 2020 ristoranti e pizzerie chiudono. Bene, lui che cosa ha fatto? Dice: guardate, io alla fine del 2020 ho fatto più ricavi che gli altri anni. Perché? Perché ho guardato avanti. E allora mi sono messo d'accordo con i ristoranti e ci siamo inventati delle farine che partivano buone e arrivavano a casa per delivery ancora più buone. Ci siamo inventati il packaging, ogni ristorante si è inventato un modo di presentare la sua pizza, di presentare i suoi alimenti, e quindi questo è significato che cosa? Significa che per l'informazione, ma io immagino anche per l'università, ma comunque per qualsiasi attore economico, per qualsiasi imprenditore, in fin dei conti ognuno di noi è imprenditore di se stesso. Se c'è un trucco che è diventato evidente, che prima era forse un po' nascosto, è spostare sempre lo sguardo avanti, stare sempre a pensare a come sarà il mondo domani, dopodomani, tra qualche anno. Ecco, quindi, per tornare all'informazione, quello che abbiamo fatto al Corriere 3 anni fa, forse 4 anni fa, quando abbiamo lanciato il paywall, cioè dopo 10 articoli tu devi pagare, devi abbonare al Corriere della Sera,
in un mondo che era tutto quanto free. Tutti quanti ci dicevano: voi siete pazzi, vedrete, crollerà il traffico, insomma sarà un disastro. Risultato: oggi siamo non solo leader in Italia sul traffico, perché il traffico è aumentato, ma tra i giornali in lingua non inglese, quindi sopra di noi ci sono solo il Financial Times e il New York Times, il Washington Post e il Wall Street Journal, cioè giornali che parlano a 1,5 miliardi di persone nel mondo che parlano inglese. Ebbene, sotto di loro l'unico giornale che ha appunto abbonamenti, il secondo diciamo, o il primo di nonna in lingua inglese, è il Corriere della Sera. Ma perché questo? Perché 4 anni fa avevamo guardato avanti, e adesso che cosa stiamo facendo? Stiamo guardando ancora avanti. E niente, vi voglio dare una notizia, non una notizia in anteprima, perché voi che siete giornalisti del Corriere della Sera lo sapete come stiamo lavorando, quindi bene, succederà che ormai gli articoli, le informazioni, la gerarchia delle notizie la troveremo ovunque, quindi troverete il Corriere della Sera dappertutto, su tutti i social, sulla carta, sui tablet, sui telefonini, su Google, su Facebook, su Twitter, ovunque. Perché? Perché abbiamo, come dire, stiamo guardando avanti, e le democrazie, se vogliono continuare ad essere tali, devono essere democrazie informate e correttamente informate. E quando abbiamo deciso di fare Snack News era anche questo. E il risultato di oggi ci dice che, contrariamente a quello che ogni tanto noi raccontiamo, i giovani non solo non stanno a casa, non solo non si sono arresi, non solo sono persone non informate, ma sono tutto il contrario di questo. E così come gli imprenditori stamattina in borsa, oggi per me è una giornata fortunata, perché sentendo le ragazze sul lockdown, Startup a Casinelle, Venezia e tutti i video che hanno presentato, beh signori, insomma, noi non possiamo fare altro che guardare al domani con ottimismo. Questo è un grande paese, parliamo italiano, ma sappiamo parlare anche inglese. Io condivido totalmente queste riflessioni, e credo proprio che questo ce lo insegna la storia, che i grandi momenti di crisi sono anche grandi momenti di innovazione. Quindi quello che è accaduto nel campo della formazione è un qualcosa di analogo a quanto sosteneva Daniele Manca per quanto concerne il mondo dell'informazione, per quanto ha vissuto il Corriere. Io credo che le scuole e le università, io parlo soprattutto delle università, abbiano reagito cercando chiaramente di continuare a vivere, e hanno fatto un bagno di apprendimento del digitale, che è uno strumento per noi fondamentale, altrettanto dell'informazione, nell'arco di questo anno che è stato davvero straordinario. C'è chi chiaramente era più attrezzato ed è riuscito a velocizzare un percorso che aveva già iniziato, parlo ad esempio di Bocconi, che ormai ha lanciato anche una gamma di prodotti online con la sua Asda Bocconi. Però indipendentemente da quello che abbiamo fatto noi, io ho osservato una grande attitudine da parte di tutte le università. Le scuole hanno fatto più fatica, perché è naturale che si faccia più fatica, molte parti del paese non erano attrezzate, non c'erano appunto gli strumenti, però io credo che anche i ragazzi hanno risposto in modo straordinario. Tra l'altro questi video arrivavano proprio da ogni angolo d'Italia e facevano vedere esattamente come in qualsiasi appunto regione ci sia reagito in modo molto molto innovativo e imprenditoriale. E credo che anche loro abbiano capito che appunto devo dire che questa è una critica che viene fatta molto spesso dagli adulti in modo sbagliato: i ragazzi non stanno solamente su TikTok, su Facebook e su e tutte le altre appunto piattaforme per divertirsi, ma hanno imparato ad apprendere anche con queste piattaforme e con tanti altri strumenti. Quindi io credo che sia stato un grande momento di apprendimento e di innovazione, e sono certo che ci aiuterà a vivere in un futuro che sarà sempre più ibrido, perché esattamente come accadrà, come ci anticipava Daniele Manca per il Corriere, e ovviamente anche la Bocconi sarà sempre più integrata con gli strumenti digitali negli anni a venire, e in generale i ragazzi nel settore dell'education, nel settore dell'informazione, impareranno sempre più a vivere le cose sia in presenza, sia a livello fisico che a livello virtuale. Benissimo, ecco, abbiamo parlato della crisi come momento di innovazione. Quello che volevo chiedervi è, anche per parlando ai ragazzi, insomma, che magari ci stanno seguendo, che Italia si devono aspettare nei prossimi mesi? Perché effettivamente siamo nel divenire, insomma, di un grandissimo cambiamento che è legato anche al piano di ripresa e resilienza. Vi volevo chiedere come vedete i prossimi mesi e quali sono anche le opportunità per le nuove generazioni. Parla sempre io. A Daniele, primo. Sì.
Beh, stamattina c'era il ministro Vittorio Colao, ministro alla transizione digitale. Beh, come bisogna guardare ai prossimi mesi? Come una straordinaria occasione per ogni singolo e lasciatemi dire per ogni comunità. Nel senso che stamattina il ministro Colao si vedeva insomma che veniva da un mondo concreto, che era quello delle aziende. Lui, per chi non lo conosce, è stato il capo del più grande gruppo di telecomunicazioni al mondo, Vodafone, e poi dopo è diventato anche ministro. Ed è molto concreto. Pensate, non ha dato un numero, eppure i numeri li maneggia molto bene, ma ha detto, guardate, noi quello che vogliamo fare è rendere la vita più semplice ai cittadini e più semplice alle persone che vogliono creare imprese, che vogliono creare comunità, che vogliono fare meglio scuola, fare meglio sanità. E quindi insomma, secondo me c'è soltanto da essere ottimisti, non soltanto perché arrivano 200 miliardi dall'Europa. Sì, importante, le risorse sono importanti, ma ancora più importante è dove quei soldi vanno a finire. E quei soldi non andranno a finire, speriamo, almeno nell'impostazione c'è tutta, non andranno a finire in queste opere faraoniche che abbiamo visto in passato, ma in opere magari anche grandi, ma che hanno un obiettivo preciso, che è quello di rendere l'Italia più moderna rispetto a quanto era prima. La storia del nostro paese ci dice che abbiamo sempre raccontato poco le nostre eccellenze. Non raccontare le nostre eccellenze significa non prendere esempio. Allora, adesso non perché c'è qui il rettore della Bocconi, però se sul podio delle università migliori in Europa c'è la Bocconi, e per non fare torto agli altri, poi ci troviamo anche altre università come il Politecnico di Milano o altre università come la Normale di Pisa. Insomma, vogliamo dirlo che la formazione è buona in questo paese? Certo, c'è da fare tanto. Certo, c'è da fare tanto, ma a differenza degli altri paesi, noi ogni tanto continuiamo a dircelo, bisogna fare, bisogna fare, bisogna fare. Negli altri paesi invece forse si accontentano di raccontare le eccellenze e di copiarle. Ecco, dovremmo imparare a copiare di più anche qui in Italia. Ma è corretto, e io pure sono molto ottimista sul futuro, perché il piano è stato scritto in modo molto puntuale su tutte le aree. C'è un elemento chiaramente di preoccupazione, cioè che sono le riforme che sono contenute nel piano e che, per ovviamente appunto far sì che questo piano si possa realizzare proprio per le generazioni future, devono essere messe in campo, e sono riforme anche molto, molto complesse, perché sono le riforme appunto sulla pubblica amministrazione, sulla giustizia, su tutta una serie di settori che storicamente sono stati molto diciamo inerti, resilienti nel senso negativo del termine, non nel senso che attribuiamo in questi giorni. Io però, proprio perché appunto l'Europa controllerà, io sono fiducioso, e sicuramente è il momento storico per fare le cose che ci permetteranno veramente di ripartire con l'allure che questo paese deve avere. Noi siamo veramente un paese straordinario dal punto di vista della creatività e dal punto di vista della qualità anche delle cose che sappiamo fare. Non a caso poi siamo la seconda potenza europea a livello di manufacturing, nell'ottava al mondo. Siamo chiaramente un paese che è straordinario. Dobbiamo tornare ad essere anche degli attori fondamentali a livello internazionale per i nostri ragazzi, e ovviamente per farlo dobbiamo anche fare quelle riforme che il piano ci chiede e che l'Europa per darci soldi ci chiederà. Quindi anch'io sono ottimista, è chiaro che c'è molto lavoro da fare, e l'auspicio è che la politica veramente smetta di litigare e pensi veramente in modo propositivo al piano che ha scritto. Benissimo, grazie a Gianmario Verona e a Daniele Manca per essere stati con noi in questa chiacchierata, che alla fine è una chiacchierata sul futuro delle nuove generazioni che hanno partecipato al Contest Disney News. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio anche Paolo e Chiara per avermi accompagnato in questa diretta di premiazione, e vi ricordo i prossimi appuntamenti di Disney News, perché non abbiamo ancora concluso la stagione, e lunedì 24 maggio alle 15:30 si parlerà di calo demografico
con Chiara Severgnini, mentre lunedì 7 giugno torneranno Gianmario Verona e Daniele Manca per raccontare un po' quello che è il futuro anche dell'istruzione dei ragazzi, anche in vista dell'esame di maturità che, come insomma, una sentenza ogni anno, coinvolge i ragazzi che si affacciano anche al mercato del lavoro. Vi ringrazio per essere stati con noi e alla prossima, al prossimo appuntamento. Grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.